scoperto una storia che vi voglio raccontare. Una storia affascinante, emozionante. È una storia importante. Ha 60 anni ed è fatta di uomini, di passione, di grande lavoro e grandi idee. C'era una volta un'altra Lugano, un altro Ticino, un'altra epoca, un mondo così diverso dal mio, antico ma così vivo. Ecco, qua siamo all'inizio del secolo scorso e ci sono i primi trasporti, i primi autocarri. Guarda che mezzi, è davvero incredibile. Camillo aveva già immaginato il futuro. I trasporti e sollevamenti sarebbero stati molto importanti. Qui c'è la sua prima autogru, quella che si è costruito da solo. Che forza, che ingegno! Anche il nostro paese, come il resto dell'Europa, si avvia verso la crescita. Lugano, la nostra regione e tutto il cantone cambiano pelle e guardano al futuro. Le città si ricostruiscono, i palazzi e gli edifici guardano al cielo, diventano sempre più alti. I nuovi mezzi di Camillo diventano insostituibili. Questa è un'immagine del 59. Inizia la sua attività in proprio, nasce la Camillo Vismara che conosciamo oggi. Si iniziano a studiare i progetti, a programmare interventi sempre più strutturati e la pianificazione diventa indispensabile. Le nuove sfide impongono regole, precisione e attenzione. E mezzi sempre più potenti, perché cambia tutto. L'apertura dell'autostrada unisce il Ticino, nuovi mezzi di trasporto, nuove vie di accesso, nuovi cantieri e nuovi progetti. Bisogna rispondere a questa necessità. La crescita lo impone. Che parco macchine! Già allora un vero punto di riferimento del nostro cantone. Le autogru, i camion, gli attrezzi diventano sempre più potenti e capaci di interventi sempre più difficili. E questa? Una lettera dal Camerun? Ah, è il dottor Maggi. Camillo pensava sempre a chi aveva più bisogno. Grazie Camillo, è un grande insegnamento. Oh, ecco i miei tempi. Moderni, tecnologici, veloci e con interventi pazzeschi. E sempre più in alto con le autogru, con le navicelle e con tutti gli altri mezzi. E i lavori? Sempre più difficili. La posa di passerelle, un aereo da caccia, la posa d'opere d'arte. Ma quante cose si possono fare? Camillo Vismara è proprio una bella realtà, con 60 anni di esperienza e un futuro ancora da scrivere. Un bagaglio inestimabile. Grazie Camillo.